Buonasera a tutti, scusate il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Benvenuti a questo webinar organizzato da IAB in collaborazione con ERSA nell'ambito delle attività del CISAR, il Sistema Integrato di Sviluppo dei Servizi Agricoli e Rurali. Io sono Ferdinando Cestari, sono il tecnico di IAB Friuli Venezia Giulia per il settore della frutticoltura biologica. E speriamo che la connessione sia buona e direi già di far partire lo schermo condiviso. Ecco, spero che tutti vediate lo schermo, la presentazione. E come sapete, il tema di questa serata è il bilancio fitosanitario 2019-2020 del melo coltivato con metodo biologico in Friuli Venezia Giulia. Questo è il sommario degli argomenti che vi andrò a presentare. Faremo prima un inquadramento dell'areale frutticolo del Friuli Venezia Giulia, poi vedremo com'è organizzata l'attività di monitoraggio del melo, andremo a vedere l'andamento meteorologico 2019-2020, poi parleremo della fenologia del melo. E infine analizzeremo le varie problematiche fitosanitarie che hanno interessato il melo nelle ultime 2 annate, nel melo biologico. E infine faremo un approfondimento sulla cimice marmorata asiatica. In questa tabella sono riportate le superfici delle diverse colture frutticole presenti in Friuli Venezia Giulia. I dati, come vedete, sono aggiornati al 2019. Le fonti sono il SINAB per quel che riguarda le superfici bio e l'ERSA per quanto riguarda le superfici totali. La coltura più rappresentata in regione è sicuramente il melo, con 222 ettari a coltivazione biologica su un totale di 1270. Per questo motivo i bollettini di frutticoltura biologica fino ad oggi sono stati fatti per il melo. Purtroppo le superfici a biologico delle altre frutticole sono piuttosto esigue, come potete vedere. Abbiamo 51 ettari di actinidia, 32 di pero, mentre per pesco, nettarine, ciliegio, albicocco e susino i numeri sono molto piccoli. La tendenza degli ultimi anni è quella di un leggero aumento delle pomace, in particolare il pero con la varietà William che è piuttosto richiesta per la trasformazione in succhi biologici. William tra l'altro si adatta abbastanza bene alla coltivazione in biologico in quanto ha un ciclo piuttosto breve e soprattutto non è sensibile alla maculatura bruna, che voi sapete essere la principale avversità del melo e che negli ultimi anni sta facendo dannare non poco i pericoltori integrati con le varietà sensibili come Abate Conference. Per contro, il William è piuttosto sensibile agli attacchi della cimice asiatica, ma se poi il prodotto è destinato alla trasformazione industriale, questo evidentemente non è un problema. L'attività di monitoraggio del melo biologico è organizzata su 8 stazioni che sono dislocate tra l'alta, la media e la bassa pianura. Le stazioni più a nord sono il comune di Livaro e di Pulfero. Poi, come vedete, abbiamo una serie di stazioni nella media pianura tra Sedegliano, Mortegliano, Udine e Chiopris, Viscone, e 2 stazioni nella bassa, una in comune di Rivignano e una in comune di Bagnaria Arsa. In corrispondenza di ciascun sito potete vedere
varietà che sono coltivate. Si va da situazioni, diciamo, in cui vengono coltivate solo varietà triturata resistenti, come ad esempio qui a Mortigliano abbiamo solo Gold Rush e Topaz, ad altre dove, come a Chioppa e Sviscone, dove si coltivano solo varietà standard, ovvero sensibili alla triturata. Le varietà sono numerose, si va da Florina, che ormai è una vecchia varietà in via d'abbandono, fino alle nuove varietà triturata resistenti tipo Fusion, Rainier o Crimson Crisp. Tra le standard, la più diffusa è la Gala, perché probabilmente è quella che si adatta meglio alla coltivazione in bio, in quanto ha un ciclo più breve delle altre, anche se la sensibilità alla triturata è piuttosto elevata. Qui potete vedere meglio la dislocazione delle aziende oggetto di monitoraggio. Abbiamo cercato di sceglierle in modo da avere dei dati rappresentativi dell'intero territorio regionale. I dati sono stati raccolti con cadenza settimanale nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre in entrambe le annate. I rilievi, che sono stati visibili a mezzo di trappole, hanno riguardato fenologia, patologie fungine e fitofagi. La novità di quest'anno è stata l'inserimento dei dati nel database fitosanitario di AgriCS. AgriCS sta per Agricoltura, Conoscenza e Sviluppo, ed è un progetto realizzato da ERSA e finanziato dal PSR, nell'ambito del quale è stato sviluppato un insieme di strumenti innovativi, tra cui appunto il database fitosanitario e una serie di modelli previsionali. In particolare per la frutticoltura è stato sviluppato il modello per la capocapsa e quello per la digiolatura. Il database fitosanitario è una banca dati dove vengono raccolti, memorizzati e analizzati un gran numero di dati che poi vengono utilizzati a vari scopi, per la calibrazione stessa dei modelli previsionali, fino anche alla stesura dei bollettini. Sotto, a titolo di esempio, vi ho riportato quello che è un elaborato del database fitosanitario, ovvero la curva di volo di un lepidottero, nel caso specifico l'Eulia, che poi noi tecnici possiamo sfruttare per la stesura appunto dei bollettini. Sulla sinistra vedete la schermata di apertura del database fitosanitario. I puntini corrispondono ai siti di monitoraggio per le diverse colture. Per inserire i dati nel sito desiderato, si zooma sul pallino, dopodiché si clicca, si aprono queste finestre e poi, continuando con la procedura, si inseriscono i dati, che quindi sono dati georeferenziati riferiti a un ben preciso sito, ovviamente che anche ad una data. Nel 19 sono stati pubblicati 24 bollettini di produzione biologica del melo, nel 20-23. AIAB, oltre a pubblicare sul suo sito il bollettino, lo invia direttamente a tutti i soci. ERSA quest'anno ha attivato un nuovo servizio che consente di ricevere i bollettini direttamente sul PC, sul tablet o sullo smartphone, scaricando l'applicazione Telegram e quindi iscrivendosi al canale di proprio interesse. Sotto vedete il canale Telegram dedicato al melo biologico, ERSA FVG Bollettini Melo Biologico, e qui sotto vedete il link per l'accesso in pratica. A destra c'è l'esempio di un bollettino di produzione biologica, a sinistra avete la pagina del sito ERSA, sì, scusate, del sito, sì, ERSA sotto e AIAB sopra, dove sono appunto pubblicati i bollettini.
Vediamo adesso un confronto tra quelli che sono stati gli andamenti 2019-2020 del meteo. Come stazione di riferimento abbiamo scelto la stazione ARPA Osmer di Bicinico in quanto è centrale rispetto ai siti di monitoraggio. Questo è il grafico delle temperature, temperature medie mensili 2019 e 2020, 19 è in giallo, 2020 in arancione, e poi vedete la curva rossa che è la media delle temperature della serie storica 2009-2020. Nella prima parte dell'anno, il 2019, è stato piuttosto caldo, ad eccezione di gennaio, che ha fatto registrare temperature al di sotto delle medie. Nel 2020 le temperature sono state sopra la media sia in gennaio che in febbraio, poi in marzo la temperatura era in media con i 10 anni precedenti, anche se in realtà gli abbassamenti termici ci sono stati soprattutto verso la fine, con una serie di del mese, con una serie di gelate che poi andremo a vedere nello specifico. La primavera nel 2019 è stata piuttosto fredda, direi, in particolare in maggio, mentre nel 2020 le temperature sono state nella media, temperature primaverili. Poi durante l'estate è stata piuttosto calda, soprattutto in giugno nel 19, mentre nel 20 vedete che giugno è stato piuttosto fresco e anche successivamente le temperature non sono state molto, molto elevate, quindi è stata un'estate non troppo calda. E caldo è stato invece l'autunno, sia nel 19 che nel 20, con temperature particolarmente elevate a settembre 2020. Veniamo adesso all'analisi delle piogge accumulate mensili, 2019 in blu, 2020 in azzurro, poi vedete la curva della media, della serie storica 2009-2020. Nel 19 la prima parte dell'anno è stata poco piovosa e nel 2020 vedete che la piovosità è maggiore della media solo in marzo, ma in questo caso le piogge si sono concentrate nella prima decade del mese, infatti poi dal 10 marzo ha piovuto pochissimo fino quasi a giugno. La situazione invece è ribaltata nel 2019, dove vedete che le piogge in aprile e maggio, soprattutto in maggio, sono state abbondanti. Anche per quanto riguarda la piovosità, il 2020 è stato piuttosto piovoso, mentre il 2019 è stato direi siccitoso. In autunno abbiamo queste piogge record a novembre 2020, quest'anno ha piovuto di più in ottobre e sta piovendo moltissimo adesso in dicembre. Qui ho riassunto un po' quello che ho detto fino adesso, ovvero 2019 inverno caldo e poco piovoso, primavera fredda e piovosa, in particolare a maggio. Poi è stata calda con piovosità scarsa, in particolare in giugno, e l'autunno caldo con piogge record in novembre. 2020, inverno caldo, piogge concentrate nella prima decade di marzo. L'inizio primavera ci sono state le gelate, poi le temperature sono state nella media, mentre la piovosità è stata scarsa fino a fine maggio. Estate 2020 con temperature nella media, giugno più basse della media, piovosità elevata soprattutto in giugno ma anche in agosto e poi l'autunno caldo con le piogge in ottobre molto abbondanti adesso in dicembre. Gli eventi meteorici che hanno caratterizzato la primavera 2020
sono state le gelate tardive, che si sono verificate il 23-24 marzo nella notte, 24-25, e poi la settimana successiva, 30-31 marzo, 31 marzo 1 aprile, 1 aprile 2 aprile. Con le prime gelate il melo era in fase di mazzetti affioranti bottoni rosa. Queste sono state le gelate più intense, infatti hanno fatto registrare temperature variabili da meno 6 a meno 4 gradi centigradi, ma soprattutto per un tempo piuttosto prolungato, dalle 6 alle 9 ore. Queste sono state le gelate che in alcune zone d'Italia, in particolare in Romagna, hanno completamente distrutto i raccolti delle drupaci in particolare. Nella settimana successiva il melo era in fase di bottoni verdi, mazzetti divaricati, quindi un po' meno suscettibile alle basse temperature, e, sì, un po' più suscettibile, scusate, alle basse temperature, ma fortunatamente in questo caso gli abbassamenti sono stati meno intensi, si è andati da meno 4,5 gradi centigradi fino a meno 3. Sotto potete vedere quelli che sono stati gli effetti dell'irrigazione antibrina sopra chioma sul melo, mentre a destra sul pesco. Come potete notare, il pesco è in una fase molto più avanzata, in fioritura, e quindi molto sensibile. Tant'è che nel Medio Friuli, dove non sono stati azionati gli impianti antibrina o comunque sono stati utilizzati male, i danni sono stati consistenti. Ha fatto eccezione la zona litoranea, quindi Fiumicello e Fossalon, dove fortunatamente le temperature non sono scese molto. Nel melo i danni sono stati limitati per due motivi. Beh, il primo è che quasi tutti gli impianti sono dotati dell'antibrina. Il secondo è che il melo era in fase prefiorale e quindi meno sensibile alle basse temperature rispetto alle fasi successive. Vedete nella tabella sotto qual è la sensibilità del melo alle basse temperature in funzione dello sviluppo. Andando dalla fase fenologica di gemma d'inverno fino alla legagione, vedete che la sensibilità aumenta drasticamente. Nel caso delle gelate di quest'anno eravamo in una fase compresa tra punte verdi e mazzetti divaricati e quindi le temperature erano ancora sufficientemente cioè il melo, voglio dire, era ancora abbastanza resistente agli elementi termici. Ciononostante, i danni ci sono stati, come vedete sulla vostra destra, ci sono stati dei danni sui mazzetti con bruciature delle foglioline fino alla completa bruciatura degli ovali. Veniamo adesso alla fenologia. Questa è la tabella che riporta le diverse fasi fenologiche per la cultivar Gala nella media pianura, ovviamente per le due annate a confronto. Il risveglio vegetativo è stato piuttosto anticipato, attorno al 10 marzo, in entrambe le annate, questo appunto a causa delle elevate temperature invernali. Poi però nel 2020 ci sono stati gli abbassamenti termici di fine aprile che hanno determinato un leggero ritardo nelle fasi fenologiche successive, ovvero bottoni verdi, mazzetti divaricati e la fioritura. Vedete che nel 2020 la fioritura di Gala è iniziata attorno al 9 di aprile, mentre il 19 era iniziata quasi una settimana prima. E dopo la fioritura c'è stata una riduzione del divario
tra le due annate fino ad un annullamento, perché la legagione è avvenuta quasi contemporaneamente, vedete 20-27 aprile, 21-28 aprile. Poi nel 2020 l'ingrossamento del frutto durante il mese di maggio è andato avanti più velocemente perché vi ricordo che maggio 2019 è stato piuttosto freddo. La fase di frutto noce, cioè frutto con calibro di 30 mm, si è raggiunta al 20-25 maggio nel 2020, mentre nel 2019 un po' più tardi, 5-6 giorni più tardi. Questo anticipo del 2019 si è mantenuto fino alla raccolta. Infatti Gala nel 2020, scusate, nel 2020, infatti Gala nel 2020 è stata raccolta circa una settimana prima rispetto al 2019. Si è iniziata a raccogliere nel 2020 attorno al 12-13 di agosto. Quello che ci può aggiungere è che nel 2020 la buona disponibilità di acqua nel corso dell'estate e gli sbalzi termici del pre-raccolta, quindi in agosto, per il Gala hanno determinato dei buoni calibri e delle buone colorazioni anche. Mentre nel 2019 l'estate calda e siccitosa aveva fatto sì che i calibri fossero più ridotti e il colore scarso. E queste sono le patologie fungine che abbiamo monitorato in questi anni. Ticciolatura, oidio, cancri rameali, marciumi radicali del colletto e poi le patologie determinate da funghi cosiddetti secondari, che secondari non sempre lo sono, come Alternaria, Gloeodes o Fomo. Per quanto riguarda la ticciolatura, il 2019 si può definire un'annata a pressione malattia medio-alta, in quanto, come abbiamo visto, ha piovuto parecchio in primavera. La vegetazione era già recettiva alle infezioni nella seconda decade di marzo, il risveglio vegetativo abbiamo visto che è stato piuttosto anticipato. Poi i momenti chiave della ticciolatura 2019 sono state le piogge del 3-5 aprile che hanno dato avvio alla prima infezione ascosporica. Successivamente il 9 aprile abbiamo avuto un'infezione di elevata gravità, 23, 24, 26 e 28, 26, 28 aprile altre due gravi infezioni. Le prime macchie su foglia si sono iniziate a vedere verso fine aprile, quelle riferite alle infezioni del 3-5 e 9 aprile, e il 3-4 maggio c'è stata l'ultima infezione con un elevato rilascio di ascospore, dopodiché progressivamente l'inoculo si è esaurito e quindi a metà maggio il periodo delle infezioni primarie si era concluso. Nello stesso periodo si sono iniziate a vedere le infezioni secondarie. Situazione molto diversa nel 2020, che si può definire un'annata eccezionale per la bassa pressione di ticciolatura. Al pari del 2019, nel 2020 la vegetazione era già recettiva alle infezioni dalla seconda decade di marzo. Poi la prima infezione ascosporica si è verificata molto tardi, in corrispondenza delle prime piogge significative che sono state quelle del 28 aprile e 1 maggio. Poi nel 2020 c'è stata una seconda infezione a rischio medio-grave con un elevato volo di ascospore l'11-12 di maggio, dopodiché a metà maggio si sono evase le infezioni del 28 aprile e 1 maggio, quindi con un ritardo di circa, cioè si sono viste le macchie più tardi rispetto al 2019.
Tornando al 20, in maggio abbiamo avuto delle lievi infezioni, 14, 15, 23, 24, e infine l'ultima infezione è stata il 3-4 giugno con l'esaurimento dell'inoculo e la conclusione quindi delle primarie. Infezioni secondarie visibili dal 5-10 giugno, 5-10 giugno. Qui vedete a confronto i voli delle ascospore, il 19 sopra e il 20 sotto, rilevati dal Captospora a San Lorenzo di Sedegnano. È evidente come il volo delle ascospore sia iniziato prima, nel 2019. Qui vedete che la curva marrone in corrispondenza della pioggia del 3-5 aprile, che sono le barre blu, si evidenzia un rilascio anche se piuttosto basso. Poi ci sono in aprile questi rilasci di ascospore a metà aprile e poi verso la fine di aprile, e questa è l'ultima infezione dei primi di maggio. Dopodiché progressivamente l'inoculo si esaurisce. E sotto vediamo bene gli istogrammi marron che rappresentano il rilascio ascosporico. Questo qui è molto più spostato a destra perché appunto il rilascio è avvenuto molto più tardi. E poi c'è questo che è stato un rilascio elevato a quello di metà maggio, è l'ultima infezione all'inizio di giugno, quando poi sono iniziate le piogge molto abbondanti del mese di giugno 2020. Stessa cosa qui nei grafici del modello RIMPRO 2019-2020 riferiti a San Lorenzo di Sedegnano. Sopra il 2019 vediamo che il rischio infettivo inizia molto prima, le infezioni sono più numerose, di elevata gravità, e mentre qui vediamo che il rischio infettivo si protrae fino a giugno, mentre nel 2019 si era già concluso a metà maggio, come abbiamo detto. La difesa dalla ticciolatura in agricoltura biologica si attua con trattamenti preventivi e trattamenti tempestivi. La difesa preventiva si fa con i rameci oppure con la miscela di rame più zolfo liquido. I dosaggi di rame che si possono utilizzare sono piuttosto bassi perché garantiscono già una buona efficacia, per cui si riesce abbastanza agevolmente a rimanere nei 4 kg per ettaro per anno. I trattamenti invece in fase di germinazione, quindi su pianta bagnata, si effettuano con polisolfuro di calcio entro i 250-300 gradi ora, o in alternativa con lo zolfo liquido entro i 200-250 gradi ora. Volendo fare delle considerazioni riguardo alla ticciolatura in melicoltura biologica, possiamo dire che rappresenta la principale avversità per chi coltiva le varietà standard, quelle sensibili alla ticciolatura, mentre ha un'importanza secondaria per le ticciolatura resistenti. Va però detto che le varietà ticciolatura resistenti vanno comunque trattate in occasione delle infezioni più gravi, per preservare la resistenza stessa, che come sappiamo è di tipo monogenico, cioè è legata a un unico gene e per cui può essere superata, come è già successo per alcune varietà, per esempio Gold Rush. Per Gold Rush si sono già selezionati dei ceppi di ticciolatura che inducono l'infezione, riescono a indurre l'infezione. Il Friuli Venezia Giulia è un areale molto adatto allo sviluppo della ticciolatura, in quanto è caratterizzato da una elevata piovosità, come sappiamo, e le annate come quest'anno sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la pressione così bassa.
In biologico, il controllo della titolatura normalmente è efficace perché i trattamenti sono numerosi, gli agricoltori sono preparati e pronti ad entrare ogni qualvolta piove, per cui è difficile vedere in un frutteto biologico delle macchie di titolatura, è più facile trovarle molto spesso nei frutteti integrati. Veniamo all'oïdio. In entrambe le annate i primi germogli sintomatici si sono osservati a partire da fine marzo, primi di aprile. Poi nel 19 le condizioni sono state poco favorevoli, per cui la pressione non è stata elevata. Più elevata lo è stata invece nel 2020. E i sintomi si sono visti soprattutto sulle cultivar titolatura resistenti, perché sono più sensibili geneticamente e poi perché sono meno soggette a trattamenti con polisolfuro di calcio. Infatti, nelle aziende che coltivano varietà standard, che utilizzano quindi polisolfuro di calcio e tioprong, l'incidenza dell'oïdio è piuttosto bassa. E per la difesa dell'oïdio si può utilizzare anche il bicarbonato di potassio, che ha dato delle discrete performance. Importanti sono anche le misure preventive, ovvero l'asportazione in primavera dei getti infetti, per ridurre ovviamente l'inoculo, e nel corso della potatura secca l'eliminazione dei rami colpiti. I cancri rameali sono provocati da diverse specie di funghi, Netria, Botriosferia o Phomosis. La presenza dei sintomi da cancri rameali varia molto in funzione di numerosi fattori, come la sensibilità varietale, il microclima, la vigoria, la presenza di inoculo in campo dagli anni precedenti e così via. I sintomi non sono sempre limitati ai soli organi legnosi, infatti negli ultimi anni stiamo trovando sempre di più attacchi sul frutto da Botriosferia in prossimità della raccolta, in particolare sulle varietà più tardive come Gold Rush e Granny Smith, varietà che stanno in campagna più a lungo. Qui sotto a destra potete vedere dei marciumi da Botriosferia con il caratteristico andamento ad anelli concentrici, diciamo. La difesa dai cancri rameali si basa sempre sul rame, si può tentare il risanamento delle branche colpite eliminando le parti infette, per esempio con delle spazzole in ferro e quindi coprendo con del rame liquido. E anche per i cancri rameali molto importante sono le misure preventive, eliminazione rami colpiti nel corso della potatura secca e quindi bruciatura, riduzione della concimazione azotate, quindi per il contenimento della vigoria, ed evitare ovviamente gli stagni d'acqua in frutteto. I marciumi radicali sono provocati dai funghi del genere Armillariella e Rosellinia, quelli del colletto dai funghi del genere Phytophthora. Anche in questo caso la presenza di sintomi varia in funzione di numerosi fattori che sono gli stessi che abbiamo visto per i cancri rameali. I funghi del genere Phytophthora possono attaccare anche i frutti. Quest'anno dal laboratorio dell'ERSA sono stati isolati dei funghi del genere Phytophthora da marciumi che abbiamo trovato sui frutti della varietà René in fase di frigoconservazione. Per i marciumi del colletto si può tentare un risanamento utilizzando sali di rame, mentre per i marciumi radicali
in pratica non ci sono prodotti efficaci, ma solo misure di carattere preventivo. Nei casi più gravi, molto spesso, bisogna ricorrere all'espianto dell'intero appezzamento, che va reimpiantato solo dopo un periodo di bonifica del terreno, lasciandolo a riposo per almeno 2 o 3 anni. I funghi secondari che attaccano il melo appartengono a diversi generi. Ma i più importanti sono Alternaria, Gloeodes e direi anche Foma. Sono funghi che attaccano sia le foglie che i frutti e a volte nei frutteti biologici provocano gravi danni, in particolare sulle cultivar articolatura resistenti, dove gli interventi antifungini sono limitati. E generalmente i primi sintomi di queste infezioni si osservano da giugno e soprattutto i sintomi fogliari non sono sempre facili da riconoscere, per cui bisogna ricorrere all'isolamento del fungo. Nel 2019 abbiamo assistito a un forte attacco di foma su Granny Smith con un danno alla raccolta attorno al 20%. Le fumagini sono sempre presenti in alcuni microclimi da fine agosto e in particolare su determinate varietà come Gold Rush e Topaz, quindi in genere varietà tardive che rimangono in campagna a lungo. E anche qui per la difesa sono importanti i trattamenti preventivi. Se i sintomi sono visibili, spesso è troppo tardi. Abbiamo visto che contro le fumagini, in particolare, solo i prodotti rameci non sono sufficienti, per cui bisogna ricorrere a una strategia integrata con altri prodotti, quindi polisolfuro di calcio, bicarbonato, anche la propoli ha una buona attività. E sarebbe interessante capire meglio quello che può essere il ruolo giocato dai prodotti a base di microrganismi utili. Misure preventive sono le solite: concimazioni azotate ridotte, potature equilibrate per favorire una buona reazione della chioma. Quindi le potature non devono essere né troppo lunghe perché si creano delle sacche di umidità, ma nemmeno troppo corte perché vanno a stimolare troppo la vegetazione e quindi abbiamo l'effetto contrario. Importante è anche che gli impianti non siano troppo fitti e come sempre evitare i ristagni d'acqua e anche di aria. Per questo motivo gli spalci, soprattutto nel periodo estivo, vanno effettuati con una certa frequenza, non troppo per non disturbare gli antagonisti utili, ma nemmeno troppo poco, perché altrimenti i frutti sono poco areati e si sviluppano questi funghi. Vediamo adesso i fitofagi monitorati. I fitofagi monitorati sono stati lepidotteri carpofagi, ricamatori, filominatori, gli afidi, i fitofagi secondari, tetraedine, antonomo, cicaline e infine la cimice asiatica. I voli della carpocapsa sono stati molto irregolari sia nel 2019 che nel 2020. Scusate un attimo. Le prime sporadiche catture si sono rilevate attorno al 20 aprile in entrambe le annate. Poi però nel 2019 il volo è stato molto basso perché appunto maggio è stato molto freddo e c'è stata una ripresa delle catture in giugno. I primi fori di penetrazione nei frutticini si sono osservati attorno al 20 giugno. Poi il primo volo si è concluso verso la fine di giugno e il volo di seconda generazione è iniziato attorno al 5 luglio, dopodiché si sono rilevati ulteriori attacchi.
Nel 2020 invece le condizioni sono state più favorevoli, quindi il volo in maggio è stato più elevato, anche se comunque discontinuo. Già a fine maggio, quindi con un notevole anticipo rispetto al 19, abbiamo visto i primi fori di penetrazione nei frutticini. Il volo si è concluso attorno al 20 giugno e quello di seconda generazione è partito verso la fine. Nel 19 sono stati registrati danni notevoli in raccolta, con punte del 70-80% in certe situazioni e in alcuni casi anche in impianti protetti da reti antinsetto. Nel 2020, fortunatamente, i danni sono stati più contenuti, ma si sono comunque rilevati. Qui potete vedere l'andamento dei voli di Carpocapsa sopra e di Cilia molesta sotto. Quello che è subito evidente è l'irregolarità dei voli della Carpocapsa. Vedete che i grafici sono molto discontinui e frammentati. Sotto, invece, gli andamenti dei voli della Cilia molesta sono più sovrapponibili, anche se questo picco di catture, che è quello del 2020, è spostato verso destra. Perché? Perché a fine marzo ci sono stati gli abbassamenti termici nel 2020 che hanno spostato il volo verso aprile. Volendo andare ad analizzare meglio le curve, per la Carpocapsa possiamo vedere come in entrambe le annate, al 23 di aprile, i voli erano già iniziati, c'erano già state delle catture, anche se sporadiche. Poi nel 2019, che è la curva rossa, vedete che il volo è sempre molto basso in maggio, perché è freddo, riprende un po' a giugno e dopodiché si conclude attorno alla fine di giugno. Questo picco dovrebbe rappresentare la partenza della seconda generazione ai primi di luglio. Per il 2020 invece vedete il volo più alto in aprile-maggio, anche se piuttosto discontinuo. Poi la conclusione del primo volo dovrebbe essere questa, attorno al 18 giugno, quindi con un anticipo rispetto appunto al 2019 e quindi la partenza del secondo volo. Per la Cilia molesta i voli partono nella seconda decade di marzo, in entrambe le annate. Poi, come ho già detto, il picco di cattura 2020 è spostato a destra, il volo continua ad essere sempre superiore sopra il 2019, che è la curva blu, e quindi c'è un picco ad agosto come nel 2019, anche se nel 2019 i valori delle catture erano più bassi. La difesa dalla Carpocapsa si basa in agricoltura biologica, ovviamente. Si basa in primis sulla confusione e disorientamento sessuale, poi sulle reti antinsetto, virus della granulosi e spinosad. Il virus della granulosi generalmente si posiziona sulla prima generazione, sulle prime nascite larvali che si raggiungono dai 330 gradi giorno. Nel 2020 ciò si è verificato attorno al 20 maggio, ovvero 15 giorni prima rispetto al 19. Sulla seconda generazione invece normalmente si utilizza lo spinosad. Perché? Perché la fase di vagabondaggio in seconda generazione, la fase di vagabondaggio delle larve, è più breve. La larva penetra quasi subito all'interno del frutto e per cui è difficile da raggiungere. Quindi in questa fase funziona meglio un prodotto che agisce per contatto, come lo spinosad,
piuttosto che un prodotto che agisce per ingestione come il virus. Il trattamento con Spinosad si effettua al superamento della soglia di 0,3% di frutti baccati, con un campionamento di almeno 500 frutti per appezzamento. Come vi ho già detto, negli ultimi anni i danni da capocapsa in regione nel biologico sono stati piuttosto ingenti, non dappertutto, ma in alcune situazioni sì. Come pure è avvenuto anche nelle altre regioni d'Italia. I motivi dello scarso controllo sono difficili da individuare. A mio avviso, uno dei motivi principali è il posizionamento errato degli interventi, in particolare quelli con il virus, a causa dei voli irregolari, che quindi non ci consentono sempre di individuare con precisione il momento di intervento. Nel 2020, un altro motivo potrebbe essere stata l'esaurimento anticipato della carica di feromone dei diffusori dovuto all'estate molto calda. Si sono segnalati inoltre fenomeni di resistenza ad alcuni ceppi di virus, per cui anche la scelta dei formulati è molto importante. Per migliorare il controllo della capocapsa è importante riconsiderare l'utilizzo dei nematodi entomopatogeni nel periodo autunnale. Inoltre è importante non abbandonare la confusione sessuale e disorientamento, che restano comunque il mezzo di lotta più efficace in biologico. È chiaro che nel momento in cui si applica la confusione sessuale o disorientamento, diventa difficile monitorare i voli nella propria azienda perché, come sappiamo, sì, non si cattura. I maschi, come non riescono a trovare le femmine, non riescono a trovare neanche, le trappole. E quindi bisogna affidarsi ai bollettini e ai modelli previsionali che vanno comunque perfezionati. Perché abbiamo visto che questa cosa dei gradi giorno non sempre è affidabile. Per la cilia molesta abbiamo già visto il volo, abbiamo detto che è stato più alto nel 2020, quindi la pressione è stata più elevata. Normalmente la cilia molesta non fa danni perché è controllata dai mezzi tecnici che vengono utilizzati per la capocapsa. La confusione e disorientamento sessuale normalmente vengono utilizzati in combinata. Ci sono poi virus della granulosi che sono attivi contro entrambi i carpofagi. Lo Spinosad è utilizzato contro la seconda generazione di carpocapsa, come abbiamo visto, controlla anche la cilia. Ciononostante, nel 2020 l'elevata pressione ha fatto sì che in alcuni casi da luglio si siano rilevati danni ascrivibili a cilia molesta. Vi ricordo che i fori sui frutti si distinguono da quelli di capocapsa per le gallerie che sono sempre scavate in zona capellare, ma che non raggiungono le logge dei semi. I ricamatori sono l'Eulia, la Cacecis, Archis podanus e le Pandemis. L'andamento delle catture di Eulia è stato simile nelle due annate. Il volo è iniziato nella seconda decade di marzo, poi c'è stato un primo picco di catture verso la fine di marzo, inizi di aprile, quindi una diminuzione nel periodo estivo e un secondo picco di catture in agosto. Archis podanus, le catture sono state limitate nel 2019, più numerose nel 2020, anche perché l'Archis vola soprattutto in maggio. La Pandemis cerasana non si è mai catturata e per le Parana abbiamo posizionato alcune trappole quest'anno che hanno catturato i lepidotteri che potete vedere sulla destra in basso, che però non siamo riusciti a identificare con certezza perché
i caratteri morfologici non sono sufficienti per un riconoscimento a occhio nudo e bisognerebbe fare delle analisi più approfondite che metteremo in campo con le prossime stagioni. Comunque, in genere, contro i ricamatori non sono necessari trattamenti. In casi estremi si può ricorrere al Bacillus thuringiensis, mentre lo spinosad, che è utilizzato verso altri target, controlla comunque bene anche i ricamatori. Qui vedete i voli dei ricamatori, che non sto a commentarvi, qui sopra c'è l'Eulia che parte prima e sotto c'è l'Archis che, come vedete, parte molto più tardi, verso la fine di aprile. I lepidotteri filominatori non sono solo il cemiostoma e il littocollete, ma sulla sinistra, la foto a sinistra, potete vedere le mine fogliari prodotte dai filominatori del genere Filosticta, che in alcune situazioni hanno provocato dei danni notevoli. Sulla destra avete, sulla stessa foglia, mine fogliari di cemiostoma verso l'alto e mine fogliari di littocollete, che sono queste due più basse. In biologico sicuramente i filominatori sono delle avversità da non sottovalutare, perché possono dare luogo a forti attacchi che possono compromettere anche la funzionalità dell'apparato fogliare, quindi con conseguenze negative sulla produzione dell'anno seguente. Il volo del littocollete parte sempre prima, nella seconda decade di marzo, poi si ha una serie di picchi in aprile, in giugno e quindi in estate. Cemiostoma parte un po' dopo, in genere verso la fine di marzo, primi di aprile, e quindi ha un andamento, il volo ha un andamento simile a quello di littocollete. Nel 19 le prime mine fogliari di cemiostoma si sono trovate piuttosto tardi, a partire dai primi di giugno, e nel 2020, 10 giorni prima, attorno al 20 giugno. Nelle ultime due stagioni i danni sono stati più contenuti rispetto alle annate precedenti, probabilmente per una difesa più mirata. La lotta contro i filominatori si attua con lo spinosad, che funziona bene, sulla prima generazione di cemiostoma. La soglia di intervento sono le 3-5 mine per pianta. In alternativa si può utilizzare azadiractina. Questi sono i voli di littocollete sopra e di cemiostoma sotto. Vi faccio notare solo lo spostamento verso destra del cemiostoma, che parte appunto sempre un po' più tardi. Le specie di afidi che colpiscono il melo sono numerose. Quelle più dannose sono afide grigio, afide lanigero e in misura minore l'afide verde. Nel 19 e nel 20 le prime colonie di afide grigio si sono osservate tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Successivamente ci sono state forti infestazioni primaverili e reinfestazioni fino a giugno, con danni alla raccolta più o meno gravi a seconda delle situazioni. La presenza dell'afide lanigero al colletto delle piante, con la tipica lanugine bianca che vedete qui sopra, si è rilevata dai primi giorni di aprile nel 19 e da fine marzo nel 2020. Si è poi assistito alla migrazione verso le parti alte della pianta da fine maggio a tutto giugno. Anche per l'afide lanigero si può dire che nelle ultime due stagioni non si sono osservati livelli di infestazioni gravi come nelle annate precedenti. E questo probabilmente grazie all'attività molto più intensa del limitatore naturale, la Felinus mali. Infatti quest'anno si sono viste molte più colonie di afide lanigero parassitizzate con i tipici buchi. In primavera si registra normalmente anche una forte presenza di afide verde, in particolare nel 2020,
ma che in genere non provoca danni di rilievo, se non la produzione di melata, per cui in alcuni casi si deve ricorrere a lavaggi con sali potassici di acidi grassi per eliminare appunto la melata. La difesa dall'afide grigio si basa su un intervento prefiorale con azadiratina e uno e molto spesso più trattamenti postfiorali da caduta petali. Negli ultimi anni però questa strategia non ha funzionato sempre bene e anche qui capire quelli che sono i motivi non è semplice, ma a mio avviso è sempre l'errato posizionamento dei trattamenti, uno dei motivi principali, in particolare del trattamento prefiorale che, vi ricordo, va effettuato molto presto, quando le fondatrici non sono ancora mature, il che significa a bottoni rose, forse anche prima. In alcune situazioni di emergenza è stata utilizzata la miscela di piretro più olio in fase più sfiorale che ha dato buoni risultati, ma si sono avuti dei fenomeni di fitotossicità piuttosto intensi e oltretutto, come sappiamo, il piretro più olio in fase post-fiorale è spesso deleterio per gli ausiliari. Per l'afide lanigero i mezzi di lotta diretti sono pochi. Si sono avuti dei risultati parziali con trattamenti autunnali o prima della ripresa vegetativa con miscele di zolfo più olio minerale. Anche qui, nei casi delle infestazioni più gravi, si può ricorrere a lavaggi con sali potassici che servono ad eliminare la melata e a interrompere la migrazione dell'insetto verso le parti alte della pianta. Si è visto che anche il pirodisermo è un'efficacia, seppur parziale. Le misure preventive sono evitare l'eccessiva vigoria e l'ombreggiamento, quindi limitare l'azoto, le irrigazioni quando è possibile, fare delle potature equilibrate, ma è soprattutto cercare di salvaguardare il più possibile il limitatore naturale, la Felinus mali, e quindi evitare, per quanto si può, i trattamenti con spinosad o meglio ancora con piretro. E uno dei sistemi per salvaguardare l'ambiente, sì, l'ambiente dell'antagonista, è anche una corretta gestione dell'inerbimento. Quindi gli sfalci non vanno effettuati troppo di frequente, bisogna cercare di preservare il più possibile le fioriture. Come già detto, l'afide verde in genere non si tratta. Tra i fitofagi secondari, uno dei più dannosi è sicuramente la tetraedrina, Procantate studinea. È un imenottero, le femmine depongono le uova nei fiori e la larva è responsabile del danno. Sotto potete vedere una grossa larva che è all'interno di un frutticino. In alcuni casi si può scambiare con la larva di capocaccia, ma normalmente in genere ci è presente molto prima della capocaccia e inoltre produce una gran quantità di rosura, per cui il danno si distingue abbastanza facilmente. Compie una generazione all'anno e la stessa larva può attaccare da 2 a 5 frutticini, quindi può dare luogo a degli attacchi secondari anche piuttosto tardi dopo la fioritura. Negli ultimi anni si sono osservate infestazioni gravi con danni rilevanti, in particolare su certe varietà, ad esempio Topaz sembra che sia particolarmente attrattiva. Il monitoraggio va effettuato in fase prefiorale con trappole cromotropiche bianche, che sono quelle che vedete in alto a destra. Le catture sono sempre elevate nel frutteto che monitoriamo,
Nel 2020 ci sono state 156 catture di adulti. Se pensiamo che la soglia di intervento è di 4-5 catture, capiamo qual è la pressione dell'insetto in questo frutteto. Per la difesa, l'unico prodotto registrato è il piretro naturale che va posizionato a caduta petali, mentre lo spinosad non è purtroppo registrato, anche se sembra più efficace. L'andonomo del melo è un piccolo coleottero, un coccolionide, potete vedere in alto la foto dell'adulto, ed è dannoso già molto presto, dalla fase di rottura gemme. Il danno è provocato sia dall'adulto che dalla larva. L'adulto perfora le gemme, le larve si sviluppano all'interno dei bottoni fiorali che distruggono. Sotto vedete appunto una foto non molto bella, ma comunque si riesce a vedere. C'è il bottone fiorale completamente distrutto e qui a destra la larvetta. Anche lei, l'antonomo, come la tetraedrina, fa un'unica generazione all'anno. Negli ultimi 2 anni i danni d'antonomo si sono limitati ai filari di bordo e alle testate. In passato, in particolare nel 2017 o 18, adesso non ricordo bene, c'è un'azienda è stata colpita e ha avuto dei danni molto forti. Il monitoraggio anche qua si effettua in fase prefiorale partendo presto da gemma gonfia, quindi prima ancora che con la tetraedrina. E per il monitoraggio si utilizza la tecnica del frappage, ovvero dello scottimento della chioma, in modo che gli insetti per tanatosi cadono e vengono raccolti all'interno di un telo bianco che era stato precedentemente disteso sotto la pianta. La soglia di intervento va dai 10 ai 30 adulti per le 100 battute. Ci si riferisce alla soglia più bassa nel caso di fioriture scarse. Anche per l'antonomo, l'unico prodotto registrato è il piretro naturale, va posizionato a rottura gemme e eventualmente addizionato con l'olio. Lo spinosad non è registrato. E il controllo è difficile nel caso di forti attacchi. Le cicaline che attaccano il melo sono numerose. Negli ultimi anni abbiamo visto un consistente aumento delle popolazioni di Metcalfa prunosa, che quindi è ritornata, e di Orientus sigide, che abbiamo identificato per la prima volta quest'anno. Forti infestazioni si sono rilevate soprattutto nelle zone umide della bassa Friulano. Gli attacchi si vedono da fine giugno e i danni possono essere sia diretti, punture sulle foglie e sui frutti, e sia soprattutto indiretti, produzione di melata e sviluppo di fumagini. Qui a destra vedete appunto le fumagini sviluppate sulle foglie, mentre sotto vedete in trappola questa qui al centro più grande, la Metcalfa, e le cicaline più piccole sono Orientus sigide. La difesa dalle cicaline l'unico prodotto è il piretro naturale, che però in genere non è necessario e soprattutto è sconsigliabile da utilizzare perché siamo già in una fase piuttosto avanzata in giugno e quindi andrebbe a creare grossi danni per gli antagonisti. Nel caso di forti attacchi, anche qua si può ricorrere a lavaggi con sali potassici di acidi grassi per eliminare la melata prodotta. Questo che vedete è l'Orientus sigide, è una cicalina di origine asiatica introdotta in Europa probabilmente dagli Stati Uniti. È già presente in Friuli Venezia Giulia da alcuni anni. Compie una generazione all'anno ed è frequente su nocciolo, ontano e salice e quindi caratterizzata da una spiccata polifagia. Su vite sembra possa essere vettore di flavescenza dorata e so che a Limburg sono state condotte delle ricerche
verificare se possa essere vettore di scopazzi del melo. I sintomi di attacco sono queste vistose necrosi fogliari che potete vedere sulla destra, che sono contornate da un elone giallo e che sono ovviamente provocate dalle punture dell'insetto. Veniamo ora alla cimice asiatica, che come tutti sapete è praticamente negli ultimi anni è stata l'avversità più importante, e non solo per i frutticoltori, in tutto il Friuli e direi in tutta il nord Italia. Scusate. Sia nel 2019 che nel 2020 la fuoriuscita dai siti di svernamento delle cimici si è osservata dai primi giorni di aprile, forse quest'anno un po' più tardi a causa degli abbassamenti termici di fine marzo. La presenza nei frutteti e i primi danni si sono rilevati dal 15 maggio su Pesco nel 2020, mentre nel 2019 ai primi di giugno. Infatti nel 2019 a causa del maggio freddo le cimici sono rimaste per lungo tempo confinate vicino ai siti di svernamento e sono entrate nei frutteti più tardi. Per lo stesso motivo le prime ovature delle femmine svernanti quest'anno si sono osservate attorno al 25 maggio e l'anno scorso attorno al 10 giugno. Poi in entrambe le annate, a metà luglio sono comparsi gli adulti della generazione estiva, ci sono state le nuove ovodeposizioni e poi in agosto fino ai primi di settembre si è sviluppata la seconda generazione. Nel 2019 i primi comportamenti di aggregazione invernale si sono osservati dalla terza decade di settembre. Quest'anno invece le alte temperature di settembre hanno favorito la permanenza della cimice nelle colture fino piuttosto tardi, fino direi ad ottobre. Nel corso del 2020 le catture nelle trappole di monitoraggio sono state basse fino alla seconda metà di agosto, dopodiché si è registrato un certo aumento sia nella presenza che nelle catture, con danni su varietà tardive di melo, oltre che ovviamente sulla soia. In generale, quello che si può dire nel 2020 rispetto al 2019 è che su quasi tutto il territorio regionale, tranne le aree di più recente insediamento come Pulfero o Gemona, si è osservata una diminuzione della presenza delle catture e in molti casi anche del danno, anche se non sempre. Questa inversione di tendenza si era già osservata nel 2019 nelle aree di primo insediamento, come per esempio a Sedeliano, dove abbiamo una stazione di monitoraggio e dove già era già stata rilevata dal 2014-2015. A titolo di esempio, qui vi ho riportato le catture cumulate di giovani più adulti per tre stazioni nel triennio 2018-2019-2020. A sinistra abbiamo la stazione Fiumicello, al centro Bicinico e a destra la Tisana dove c'era Pero, mentre Fiumicello e Bicinico sono stazioni a Pesco. Come vedete è evidente il notevole calo, no? Le barre rosse sono le catture 2019, le barre marroni sono le catture 2020. Non si può dire però che ci sia stato lo stesso calo per il danno. Infatti, mentre nella stazione Fiumicello il danno alle pesche è stato sensibilmente inferiore rispetto al 2019, non si può dire la stessa cosa per Bicinico e tantomeno per la Tisana, dove comunque sulle pere i danni sono stati abbastanza consistenti.
I mezzi di lotta contro Aliomorpha alis in agricoltura biologica sono piuttosto scarsi. Possiamo utilizzare sostanze attive ammesse in bio, come il piretro naturale, la zeaxantina, l'olio essenziale di arancio dolce, che però hanno una scarsa persistenza e quindi una scarsa efficacia. Solo il caolino ha dimostrato una discreta attività repellente. Il caolino ha però delle controindicazioni. Se infatti viene utilizzato a dosaggi troppo elevati, sporca, come potete vedere nella foto in alto a destra, e si hanno dei depositi all'interno della cavità coccalicina che molto spesso abbiamo provato anche con le spazzolature, non si riesce ad asportare. Le protezioni fisiche sono le reti, che hanno un'efficacia parziale. Sembra che il sistema più efficace sia quello del monofila, che vedete nella foto. E infine abbiamo gli antagonisti naturali, predatori e parassiti, che nel medio e lungo periodo saranno, diciamo, la vera soluzione. Allo stato attuale, nei nostri ambienti, gli antagonisti naturali più attivi e più interessanti sono questi tre. Sono tre imenoteri parassitoidi ofagi. A destra vedete i Trisholcus e sotto c'è l'Anastatus bifasciatus. Trisholcus japonicus e Trisholcus mitsukuri sono insetti allottoni di origine asiatica, sono specializzati nella parassitizzazione di uova di cimice e sono molto attivi. L'Anastatus bifasciatus invece è un insetto autoctono, quindi nativo, ma ha il difetto di essere generalista, cioè parassitizza prevalentemente uova di eterotteri, di cavallette e di lepidotteri. Nel 2018 in tre comuni del Pordenonese sono state rilevate ovature parassitizzate da Trisholcus mitsukuri. In particolare, il primo rinvenimento è avvenuto in un'azienda biologica in comune di San Quirino. Nel 2019 le prime ovature parassitizzate si sono rilevate già da metà giugno nelle stesse zone dove erano state trovate precedentemente, cioè l'anno precedente, a metà agosto, il mitsukuri. Successivamente, ovature parassitizzate sono state osservate in diversi comuni della regione. Vedete sulla destra la situazione 2019, alla fine del 2019. Quest'anno le prime ovature parassitizzate si sono osservati dal 10 giugno e poi nel corso dell'anno ci sono stati numerosissimi ritrovamenti in molti altri comuni. Nel corso di quest'estate, dell'estate scorsa, l'ERSA ha effettuato due lanci di esemplari di Trisholcus japonicus acquisiti dagli allevamenti autorizzati del CREA di Firenze in 50 siti della regione non interessati da trattamenti chimici, i cosiddetti corridoi ecologici, ovvero aree verdi, siepi, boschette, eccetera. Questo è stato possibile a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020 del decreto del Ministero dell'Ambiente che ha autorizzato l'introduzione di specie allottone, in particolare di Trisholcus mitsukuri, per la lotta biologica ad Aliomorpha alis. Successivamente ERSA ha effettuato una serie di rilievi che hanno riscontrato la presenza di ovature parassitizzate da Trisholcus japonicus in prossimità dei siti di lancio verso la fine di settembre. Per indagare le potenzialità di contenimento dell'Anastatus bifasciatus nei confronti dell'Aliomorpha, nel 2019 ERSA aveva anche effettuato una serie di lanci sperimentali.
I rilievi successivi però non avevano evidenziato dei livelli di parassitizzazione piuttosto bassi. Sì, avevano evidenziato. Nel corso dell'estate 2020 è stato invece eseguito un programma di lanci di Anastatus bifasciatus in due aree della regione, Fiumicello e Latisana. Da metà luglio, poi, fino a inizio settembre, sono stati effettuati campionamenti nel corso dei quali sono state raccolte 128 vature su pesco, albicocco, melo e pero, che poi sono state inviate in buona parte, 108, all'Università degli Studi di Udine per l'identificazione dei parassitoidi in laboratorio. Le restanti 20 vature invece sono state analizzate da Bioplanet presso i propri laboratori. Questi sono i risultati. Come vedete dalla torta, il 46,4% delle uova erano parassitizzate da Trisulcus mistucuri, l'8,8% da Anastatus bifasciatus, il 2,2% da Acroclisoides sinicus, che poi andremo a vedere di cosa si tratta, il 7% erano predate. Il 7,6% erano uova non schiuse e il 28% erano invece uova che regolarmente schiuse, dalle quali erano emerse le neanidi dell'aliomorfa. Qui a destra vedete appunto il totale delle ovature erano 128 per 3.505 uova che sono state osservate. Se noi facciamo la somma delle percentuali di parassitizzazione dei tre parassitoidi, arriviamo ad una percentuale del 57,4% di uova parassitizzate. Se poi a questo 57,4% ci sommiamo anche il 7% delle uova predate, abbiamo che le uova eliminate da antagonisti sono state il 64,4%, quindi direi una percentuale molto alta. A questo 64,4% si può inoltre aggiungere una certa quota da host feeding. Host feeding è un comportamento che è stato rilevato soprattutto per l'Anastatus bifasciatus, per cui la femmina si nutre a spese delle uova, ma non lascia dei segni evidenti. Per cui queste uova muoiono e queste uova ricadono nel 7,6% di uova non schiuse. Quindi non si possono attribuire sicuramente alla predazione, ma sono comunque uccise dal parassitoide. Qui vedete l'acroclisoides sinicus, scusate, è un imenottero alloctono rilevato in Europa nel 2016 e sembra che sia stato presente già da prima, solo che si è incominciato a vedere quando si sono incominciate a raccogliere le uova di aliomorfa. È un iperparassitoide obbligato che vive a spese delle uova dei parassitoidi del genere Trisulcus, e quindi il parassita dei parassiti. L'abbiamo trovato su pesco in due siti, su un sito a Latisana e casualmente a Chiopis viscone su Tiglio. A destra in basso vedete l'ovatura su Tiglio e l'acroclisoides che ci gira attorno e che si distingue per la testa molto voluminosa. L'abbiamo sempre trovato su ovature parassitizzate da Trisulcus mistucuri. Qui vedete la ripartizione per macroaree. Abbiamo Fiumicello, una percentuale di parassitizzazione più elevata rispetto alla macroarea di Latisana. A Latisana però abbiamo una percentuale maggiore di uova predate,
e di uova non si usa. Quello che si può dire quindi è che il Trisol Kudmitsukuri ha fatto registrare un elevato potenziale di parassitizzazione e poi, considerata la sua ampia diffusione nei nostri areali, nell'immediato futuro sarà quello che contribuirà di più al controllo biologico di Amiomorpha alis. Anastatus bifasciatus conferma un'attività di parassitizzazione delle uova di Amiomorpha piuttosto bassa, ma compensata in parte dall'attività di host feeding. Acrochisoides cinicus svolge e svolgerà soprattutto un ruolo molto importante per il mantenimento dell'equilibrio cimice-parassitoide-parassitoidi, perché è chiaro che quando la diffusione dei parassitoidi sarà molto ampia e questi saranno molto numerosi, ci sarà bisogno dell'iperparassitoide per controllare le popolazioni di parassitoidi. Trisolcus japonicus ha un potenziale ovviamente molto alto, ma deve ancora insediarsi nel nuovo territorio in quanto è stato appena lanciato, anche se l'ERSA ha già trovato delle ovature parassitizzate da Trisolcus japonicus nei pressi dei siti di lancio. Come considerazioni conclusive, vi ho semplicemente elencato le criticità, quelle che riguardano i parassiti e quelle che riguardano i patogeni. A mio avviso, per i parassiti la cimice marmorata asiatica rimane una criticità, anche se i danni sono stati meno consistenti rispetto al 2020. Ovviamente speriamo che in breve tempo si raggiunga l'equilibrio naturale. La Carpocapsa ha dato luogo a forti attacchi, abbiamo visto, la strategia di lotta deve essere integrata, quindi confusione sessuale, nematodi, eccetera. L'Afide grigio dà sempre degli attacchi consistenti con gravi danni in alcune situazioni e qui sono molto importanti le misure preventive, la salvaguardia degli antagonisti naturali ed il corretto posizionamento dei trattamenti con azadiratina. Tra i patogeni, a mio avviso, quelli che danno più problemi sono le fumagini e gli altri funghi secondari, che appunto danno infezioni gravi in alcuni microclimi e su alcune varietà. Per difendersi da questi funghi, fondamentali sono gli accorgimenti agronomici ed una strategia di lotta integrata. E si auspica in questo senso anche la sperimentazione di nuovi prodotti, in particolare di prodotti a base di microrganismi, utili. Ecco, io ho finito, ringrazio tutte le aziende che hanno ospitato le attività di monitoraggio e un ringraziamento particolare va a Gibil Crespan che mi ha aiutato molto per la realizzazione di questa presentazione. Grazie. Adesso, ovviamente, se ci sono delle domande, rimango a disposizione. Io intervengo solo per dire che chi non l'avesse ancora visto, per i periti agrari laureati iscritti all'ordine della Regione Friuli Venezia Giulia, ho messo nella chat il link per richiedere i crediti formativi. Quindi potete entrare nella chat e lì trovate il link da compilare. Mi sembra di non vedere delle domande. Ma aspettiamo ancora un attimo, se non arrivano domande, direi di chiudere. Io al momento non le vedo.
Ma a questo punto direi di chiudere. Saluto tutti e chiudo.